Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le affinità di coppia. Andiamo a vedere per questa settimana le coppie che funzionano meglio e quelle che rischiano invece di esplodere. Per l'Ariete ritorna un grande feeling con il segno dei Gemelli, ma anche con la Vergine e con il Cancro, devo dire, mentre con il Capricorno e con i Pesci ancora non ci siamo. Per il Toro molto bene con il Sagittario, molto bene con i Pesci, con il Leone e in parte anche con il Cancro, ma soprattutto con l'Acquario, sono scintille e quindi ci sono molti contrasti. Per i Gemelli abbiamo detto molto bene l'Ariete, molto bene anche lo Scorpione, cari Gemellini, mentre con l'Acquario, il Capricorno e il Cancro c'è qualche difficoltà da superare. Per il Cancro, Ariete, Scorpione e devo dire anche Acquario in parte, ci possono essere dei punti di contatto, grande passione con lo Scorpione comunque, mentre con i Gemelli e con il Toro ci sono delle difficoltà. Per quanto riguarda il segno del Leone, invece molto bene con lo Scorpione, molto bene anche con l'Acquario, solitamente segni che non vi piacciono, ma questa settimana le cose sembrano funzionare. Con i Pesci e con il Capricorno non c'è proprio feeling, mentre per la Vergine bene con l'Ariete, bene anche con lo Scorpione, con l'Acquario, con il Capricorno e in parte anche con la Bilancia c'è qualche problema di troppo e qualche incomprensione, qualcosa da chiarire. Per quanto riguarda la Bilancia, bene con il Sagittario, bene con i Pesci e bene anche con il vostro stesso segno, con la Bilancia, mentre qualche piccola difficoltà ci potrebbe essere con lo Scorpione e abbiamo detto anche con la Vergine. Per lo Scorpione piccoli problemi con la Bilancia, ma devo dire che voi tutto sommato in questo momento riuscite ad andare d'accordo un po' con tutti e soprattutto con i Gemelli, con il Cancro, con la Vergine, con l'Ariete, davvero molto molto bene. Per il segno del Sagittario, Toro e Bilancia sono la soluzione migliore per questa settimana, mentre Acquario e Capricorno andrebbero evitati. Per i Capricorni, molto bene con i Pesci e con il vostro stesso segno, i Capricorni che sono in difficoltà ancora da un punto di vista affettivo, Marte opposto, Venere in quadratura, è chiaro che avete un diavolo per capello. Leone, Vergine, Gemelli, Sagittari, tutti segni che vi fanno andare il sangue alla testa e il fumo, e li vedete come un po' il fumo negli occhi, d'accordo? Per quanto riguarda l'Acquario, molto bene con il Leone, abbiamo detto, e anche con il Cancro. Toro e Gemelli possono invece essere negativi i rapporti con questi segni zodiacali e in parte anche con la Vergine. Per i Pesci abbiamo detto bene con il Capricorno, anche i Pesci devono trovare la loro dimensione, adesso con Marte in Cancro diventano molto più passionali, ma il transito è all'inizio, quindi devono un po' assestarsi. Con l'Ariete e con il Leone, che invece hanno bisogno di risultati immediati, le cose potrebbero davvero non funzionare. Questa era l'affinità di coppia per questa settimana. La settimana abbiamo detto che va dal 9 al 15 di settembre. Vi invito a seguirmi sui miei canali, su YouTube, su Facebook, a mettere un mi piace, a lasciare un like e come al solito anche per questa settimana le stelle di Azos vi augurano buona fortuna.